Siamo entrati dalla finestra. Ciccio, no. Ciccio, devi andare tu ad aprire. Cacciali fuori un attimo e poi vai ad aprire. Fuori. Ma che fuori? Fuori. Ma che fuori? Fuori da... Ormai sono dentro, Ciccio. Presta attenzione alla loro salute. Non si passa dalla porta. Già fare una porta. Visto che ormai sei diventato ipocondriaco. Mariuzzo, come va? Tutto bene? Non è che se, direi proprio di no. Non è che se mi avvicino mi divento come a lui. Non credo, visto ho paura che diventi causa... come a lui. Non diventi. Inizia a farmi male il piede, eh? No, ma che c'entra? Sì, c'è tutta una cosa mentale al massimo. Non sei spaventato. Non è che rimango... Sento delle piccole, dei piccoli dolori in faccia, io. No, Ciccio, non essere ipocondriaco perché sento, non... sento dolori in faccia. Non credo che dire queste cose davanti a Mario, che sta male, sia al massimo, tra l'altro. Vabbè, ma che deve Mario, dire ci sei, mi vedi? Guarda qua. Ma eppure è messo, cioè, è messo... ragiona? Non è che no, ragiona pure. Ragazzi, è lo shock. Non è così perché sta male, è così perché lo sto trainando io. Ma VJ, sei andato a prendere Mario all'ospedale. Ecco. Spiega l'infortunio che ha subito, ma confondi i termini medici con mosse di wrestling. No, la B ha detto. Ah, e dove la B? La B. Allora, praticamente, ragazzi, ve lo devo dire perché è importante. Sì, perché dobbiamo assolutamente cercare di stare vicino a Mario in questo momento. Sì, sì. Siamo usciti prima. Sì. Gli è cascato addosso il palazzo perché aveva preso fuoco, perché la macchina ha fatto prendere fuoco il palazzo, visto che non avete riparato tutto sto casino. Oh. E quindi l'ha colpito a una gamba. E adesso lui sta così, anche in testa, un problema. Oh. Sono andato a prenderlo all'ospedale perché quindi l'hanno caricato. L'hanno investito, tipo. No, gli è cascato addosso un pezzo. Sono andato a prenderlo all'ospedale e mi hanno detto che cosa è successo. Ho capito. Troverò chi ti ha mandato la maledizione. Anch'io troverò chi gli ha mandato la maledizione, perché qua ci colpa qualcuno. In realtà era la macchina che ha fatto prendere fuoco il palazzo, quindi è colpa vostra, se dobbiamo proprio dire tutta. Però vabbè, non fa niente. Chi la guidava la macchina? La macchina era là da prima. Vabbè, senti, comunque, Lorenzo, qua stiamo parlando di fratture gravi scomposte alla spine buster della clavicola. Solo la clavicola? Minchia, tutto sul budello, fici. Vuoi farlo no, tu? No, una no, spine no, buster no, alla clavicola? Alla clavicola so. No. Ragazzi, magari il femore. Secondo me se c'è tensione non riusciamo così a ragionare. Calma. Ok. Calmiamoci tutti quanti. Ok, qual è il problema ho adesso? Ho fatto una lastra. Il dottore ha guardato la lastra. Ha fatto così, you can see me. E poi così è Mario. Scusami, cosa ha fatto il dottore? Ha fatto you can see me sulla lastra. E poi mi ha portato Mario. E io che devo fare? Ma scusa, hai ragione. Io che devo... Ragazzi, abbiamo raggiunto le 25 sub. Mario, torni un attimo in te dalla felicità. E a tutti voi dico che... Siete in viaggio per il mondo, eppure finite per ritrovarvi sempre nello stesso ostello. Vabbè, io non... Grazie mille per le sub. Grazie mille per le 25 sub. Sì. Wow! Grazie mille. Mario, ma intanto vedo che ti sei ripreso un po'. Ma siamo a Roma? No, questo è Mexico City. Hey! Ma come ci siamo finiti qua? Tra l'altro, qualcuno di noi ha messo incinta qualche ragazza. Non so se sapete il meme. No, Giampierone! E che ci posso fare? Lo lascio un secondo da solo. E a me, infatti, un secondo mi basta, compà. Quindi. A posto così. A me manco quello. Vabbè, dai. Ma a prescindere, mi sembra un po' tardi. Sì, infatti è un po' tardino. Mi sembra un po' tardi. Però... Io, visto che anche abbiamo Mario, andrei a dormire presto. Sì. Troviamo un posto qua nella Mexico City che sia in grado di ospitarci. Dai, ci dividiamo. Aspetta, ma... Ostello di... di Otello. No. No. È quello, mi sa. L'ostello di Otello. Dobbiamo andare là. Io là ho prenotato. Hai prenotato là? Sì, sì, sì. Io ho prenotato là, all'ostello di Otello. No, hai fatto due stanze. Mi faceva ridere il fatto che ostello Otello. Ragazzi, infatti... Mario ha sonno, io andrei. Vede? Si vede. Questo è quando fa sonno, fa così. Ma perché ci siamo portati in Messico sto... Lui? No! Amico tuo, capisci. Questa è la sensibilità degli amici. Ma lui, ma capisci, pensi che capisce. L'entrata dell'ostello, almeno centrato, perché è una casa vostra. Ok, vabbè. Lasciamolo qua, lui dorme. Questo è per i disabili, questo letto. Aspetta un secondino, ok? Noi mettiamoci qua. Secondino. Ragazzi, è arrivata un'altra donazione da 30 euro. Un bel applauso, grazie. Grazie per questa è per tutti tranne Mario. Ok, siamo solo noi tre. Sì. Ragazzi, siete il coro della chiesa stonato. Non gridiamo.
dovremmo cercare di rivolgerci in alto. Osanna, sì, per far sì che Mario. Osanna, bravo. Osanna, Cristo Signore. Osanna, 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 Cristo Signore. Vai Mario. Io sì. Osanna, Cristo Signore. Vai Mario, viva Dio! Yeah. Sì, Dio! Sì, ascoltalo! Forza Dio! Sconfiggi il male! Forza Dio! Sconfiggi il male! Forza Dio! La lettera... Sconfiggilo tu! Ah! Ok, ok! È finito, è finito, è finito! Non siamo più al coro, Mario! È finito il coro! Mario. Bellissimo coro, ragazzi! Grazie, non più al coro, grazie Mario. Mille! Fatemi a sentire Ciccio e Giampiero. Mario alla fine non ha nulla meno degli altri. Sì, piccolo, no, infatti è solamente speciale, cioè è alla fine è come tutti noi comunque, sì, cioè nulla. Non Mario, io non capisco perché tu ti debba sentire così. Tu lo stai trattando male. Come lui se fosse un disabile. Io! Lui è io! È così, sì, come sì, no? Sì, ma lascia stare! No, tu lo stai trattando... Fidati. Ma lascia lui bene. Lui è come noi. Ma povero non ma... ha niente in Lore, più. Guarda, anzi, io posso fare dico, questo? Tu ce l'hai le ruote. Tu no, e lui sì. No, ho capito. Piano! Che già sta male. Io quando inizio l'alfabeto non faccio... Faccio... Esatto. Perché già cambia, vedi? Siamo speciali. Vedi che cambiano le cose. Esattamente. Non è sempre uguale, eh? Appunto. No, però Mario evidentemente perché si sente male. Prova tu a farti cadere un pezzo addosso. Ma tu di ti palazzo. Senti... Come ti senti trattato da noi? Bene, no? Cioè come tutti. Normale. No, proprio bene, bene. Ecco, bravo. Penso. Guarda i tuoi ricci, Mario. Io non ne ho. Io non ce li ho. Appunto. Stare con ste guarda mani, questa sede che si muove. Con ste mani. Comunque ti sembra affezionato tanto. Lorenzo, questa è bella. Ti affezionato. Trova per Mario una disposizione da soprammobile, decorandolo con l'arredamento. Vabbè. Comunque, Mario, se permettete, innanzitutto un po' più distanti e va soprattutto trattato come si deve, quindi con gentilezza. Sì. Perché comunque... Però non facciamolo sentire tipo... Di allora, lui è come noi. Lui è come noi. Lo parcheggiamo qua. Perché dovrebbe essere? Gli stai facendo le strisce per... Non è che dobbiamo parcheggiarlo. Le strisce gialle li mettiamo. Ok. Ma perché l'hai messo qua? Niente, vogliamo rendere un attimo questa stanza più vivibile? No. Mi sembra vivibile questo posto. Sì. A questo punto l'aiuto. Anche per Mario. Perché... Ok. Sì, però questo... Guarda, i miei... Ti posso dare la mia cosa preferita? Tieni Mario, leggi. Leggi un po', leggi anche un po', tieni. Bravo, bravo, leggi la prima parola che c'è scritto qua. Bravo, e io ti pare, non lo sapevo pazzesco, io. Pazzesco, no, vabbè. Aspetta, Mario. Cambiamo pagina, perché sicuramente nell'altra pagina ci sarà scritto qualcos'altro di diverso. Qua? Gli abitanti della terra. Hai visto? No, vabbè, pazzesco. Sì. Allora, cioè, ci sei. Ah, cambiamo ancora un'altra volta pagina. Qua? Complimenti Mario, è forte. Questa fantasia. Quando è forte, per scrivere scene divertenti non è mai facile. No, per niente. Giampiero, allora, tu sei invidioso della bellissima sedia a rotelle di Mario. De più di quanto fa. Chiedigli e convincilo a lasciarti un po' di posto. Questo è un orgasmo. Non... Ma 2 più 2. Non sento... due, ne aggiungi, non lo sento ne aggiungi bene due. Mario. Non lo senti bene a Mario? Non lo sento bene Mario. Forse Giampiero? Giampiero? Sì, ora lo sento bene. Tu sei invidioso della sedia a rotelle di Mario. Convincilo a lasciarti un po' di posto. Aspetta. Facciamolo stare comodo. Facciamolo stare comodo. Oh, Mario! Allora, bravo, leva sta cosa qua. Perfetto. Mario si sveglia. Attenti, Mario, ma che cazzo combini? Scusami, vedi che sei sempre il solito. Ma guarda sto dai, coglione. Fammi spazio e sembra innanzitutto un po' eccessivo. No, è come a noi, eccoci qua. A noi. Ma cosa fai? Fai la gamba. Fammi mettere un po'. Ma spostati, dai, c'è la spazio per due. La gamba gli fa male. Spostati, che c'è spazio per due. Non fare tutto...
Fammi sedere, dai. Cos'è che stai facendo? Ma che smettila, giornata. Smettila. Ma c'è posto, c'è posto. Non c'è posto. Vuoi, cosa, ci sono 62 sedie, ti devi sedere su quella di Mario, certo, dove c'è Mario. Certo, tu ce l'hai quelle là con le ruote? No. Non ce l'ho. E io la voglio. Ti vuoi far cadere un pezzo di palazzo addosso per avere la sedia? Questa è un'altra questione. Come un'altra questione? Quello che è successo a Mario. Ciccio, lascia stare Mario. Ciccio, approfitta della condizione di Mario per confessare tutto quello che non gli hai mai detto. Divertiamo, giriamo. Prendi questo, mettilo a posto. No, vabbè, ok. Povero Mario. E comunque tu eri un drogato di merda. Forse un po' te lo meritavi che sei così deficiente, tanto mica puoi rispondermi. No, può dire A, addirittura. Sai che paura? Sì. Basta. Ne abbiamo abbastanza. Tu l'ultima volta manco mi hai salutato. Bastardo. Bastardo. Te lo meriti. Comunque, due amici come voi, non lo so, li vorrei cercare e trovare. Li hai già trovati, eh? Senti, un amico che non ti saluta quando esci di casa tua per giunta, guarda, non so. Bravo, diglielo. Spingi, piacere! Spingi. Il destino ha scritto questo nel libro. Giampiero, tu conosci la vera causa del problema. La colpa è di tutto quel tabacco cinese. Un orgasmo. Lasciali perdere, non capiscono niente. Non so come hai fatto a vivere con questi qua. Che succede? Chi è morto adesso? No, bro. No. Il karma. Io l'avevo detto. Il karma, qualsiasi cosa sia il karma. Aspetta, levati dei coglioni. Mario. Ma che è? È diventato un... Sai quando tu mettevi internet all'inizio? Te l'avevo detto che non dovevi fumare tutto quel tabacco cinese, Mario! Io te l'avevo detto che non dovevi fumare tutto quel tabacco su! E quella là la causa, guarda qua, la gamba! Ma sempre così? Certo, ha senso! Sì, è sempre così. Il tabacco cinese, la gamba... Mario, indovina un po', sentir parlare di tabacco cinese... ti fa tornare in te, guarisci dallo stordimento e dimostralo con un bel giro di pista. Paghi le conseguenze, puoi che devi fare? Di meno la serie. Non ci scassano guarda. Mario, che dovevo fare? Io te l'avevo detto. Vedi che hai gli spasmi, è un problema. Però meglio. Giro la ciccio. Che tu gira la cosa? Che no, devi girare? Non penso. No, infatti, gira. Gira. Girala. Prendi la videocamera. Clicca rec. Gira. Cosa devo girare? Il tabacco cinese? No, la pasta. Gira la pasta. La pasta. Abbiamo una cucina in questa casa. Dall'altra parte. Arriva. Dalla est del... Pasta con pomodorini come vuoi tu. No, sgrindere. No! Sgrindala la... Devo sgrindere la pasta? La pasta. Sì, sempre la pasta. Girala, 4K 60 fps, H2.2. Aspetta, ci provo. Sì. In 4.2. Però soltanto una crostata. Vabbè, sempre meglio di niente. Sgrindera questo, ti sgrinderiamo una crostata al cacao. Bravo, respira. No, non è una... Non si... No, sta facendo le sue tecniche di meditazione. Ah, ma comunque si è ripreso, sembra. Quanto la mettisti? Quanto ne hai messo? No. Ciccio, Giampiero e Lorenzo. Mario si è risvegliato. Spiegategli cosa è successo e come è finito in sedia a rotelle, come se fosse un'inchiesta delle Iene. Sì. Quindi. Ah. Allora. Mario, ti posso spiegare un secondo quello che è successo, Mario? Praticamente. Tu sei uscito di casa e sei praticamente quasi morto perché è caduto un palazzo enorme e tu, mamma mia, boom. Hai capito, Mario? Ma spiegaci un po'. Che notizia! Ma adesso parliamo di cose serie, brutti pezzi di merda. Parliamo un po' di Mario. Mario, dici un po', qual è stato il dolore che tu hai sentito? Un tipo senza parole abbiamo qua, eh? Ma forse ha bisogno di massaggio, aspetta. Incredibile. Chiediamo adesso. Allora, Mario, senti un po'. Il dolore, puoi da 1 a 10 dirci il numero di quanto è stato forte? No. Credo che abbia detto di no. E questa cosa attenzione, è importante, ragazzi. Mario ha detto di no, ma... No, non finisce qua. Che scoop! No, non finisce qua. Mario, quanti anni hai?
ha fatto un movimento con la testa. E questa cosa è importantissima. Vuol dire importantissima. Sente, capisci? Capisci, buono. Dove sono? Ha chiesto dov'è. E tu che cosa ne pensi? Io penso che sia tutto... Questo è un miracolo. Questo è un miracolo di Dio. Avete presente l'URSS? Non c'entra niente adesso, ma parliamo adesso con Mario. Mario, hai ripreso la memoria. Cosa pensi? Cos'è la prima cosa che hai pensato quando hai preso la memoria? Che ci faccio nel canale di Flips? Attenzione! Che scoop! Cosa ci faccio nel canale di Flips? Un freebooter? Cosa significa? Che sia colpa di Flips? Forse che lui sia quasi morto? Mario, sei tornato in te. Però hai perso la memoria. Eppure scopri di avere nuovi talenti. Oppure come quando ci si risveglia da un lungo coma. Lo sappiamo. La prima lettera dell'alfabeto. Che è successo? Ora ha detto che è successo. Si è ripreso. Si è ripreso. Che ci forse faccio? Bisogna. Oh Mario, ci senti? Da quanto sono? Come con le penne. Se ti tocco ti faccio male. Da quanto sono? Ah! Ok, non immagino. Mi da quanto sono qua? Da quanto hai investito? Più o meno un'oretta e mezza. Amiche. Un'ora e mezza. Voi siete amici miei? Mario. Ciccio, certo. Giampiero, Lorenzo, Favigei, i fan. Favigei. Io da tantissimo, eh. Io da più di tutti. No, ragazzi, vi chiedo scusa. Non mi ricordo. Ma come non si ricorda? Come? Mario, sto ignoro qua. Non ricordo niente. Mario, sei svenuto, i limoni. Oddio, ho paura. Adesso sei svegliato, bro. Ma che è? Acqua. Minerale? Minerale o oligominerale? Meno male. Meno male che acqua minerale. Non ricordo tanto. Con te facevo i video? Con me facevi i video? Ah, si sta ricordando pure. Piano. Con te ci facevo pure i video? No. Con me, no. E te sei Clapis? No. Non è Clapis. Non è Federico Clapis. Faccio video con te noi, con lui è Clapis. No, non è Clapis. Clapis, tra l'altro, adesso proprio si è dato l'altro. Fate un'altra cosa, le statue fa adesso, un'altra cosa. Quella cosa là. Ma non lo faccio io, Clapis è l'altro. Come l'altro sei, sia la proiezione innaturale del proprio essere. Proprio Ciccio, essere, bravo. Ovviamente. Sei un parcheggiatore abusivo. Non è. Aiuta Mario a posteggiare. Porca troia. E sapere fa questo effetto. Come? Una garza ladra. Qua, bro. Scusami. Ehi. Qua c'è un posto. Dai, su. Ah, no, si è messo un altro. Vieni con me, vieni. Ma che sta succedendo? No, stanno però cercando di fare amicizia, non lo so. Penso che abbia qua, iniziato fai, da poco all'americana, scuola guida. All'americana. Bravo. All'americana. Vai. Che bravissimo. Bello la tua macchina 32.000. Vieni. Dietro, indietro. Io ancora non lo so fare. Vabbè. Danno. Sinistra. Sinistra? Bravissimo. Indietro. Basta così. Ok. E ora che faccio qua? Ah, non rompi il cazzo. No, Ciccio, ma scusa. Ma è una cosa bruttissima da dire. Lui sta male.